Ed una nuova puntata del Let's Play, questa volta più calma, perché è tardi. Eravamo rimasti, la sua dichiarazione incontrare in palese contraddizione con il referto dell'autopsia. 16 alle 17, alle 13 non c'era proprio nessun cadavere da trovare. Come vi spiega questa leggera differenza di 3 ore? Ah, come no, certo, obiezione! Tutto influente, il testimone è solo confuso su loro, giustamente. Dopo una simile testimonianza, faccio fatica a crederlo. Signor Sawit, che si è intrappolato da solo, fra parentesi. Ha fatto tutto lui. Io, questa è una bella domanda. Ottimo lavoro, Wright. L'hai messo alle corde. Continua così, metti in evidenza le contraddizioni. Una menzogna ne genera sempre un'altra. Scoprine una e tutto il suo castello di bugie crollerà. Aspetti, ora ricordo. Sì, vabbè. Falsa testimonianza, no, fa niente. Ha detto falsa testimonianza, non ci sono punizioni, multe, niente. Sto uomo con l'EPES, sto uomo con un neo sulla fronte. C'era una voce che annunciava l'ora, forse proveniva dalla televisione. Oh, ma eri indietro di 3 ore, no? Credo che la vittima stesse guardando un programma registrato. Sì, certo. Le probabilità sono 1 su 1 milione. Vediamo, non mi ricordo la contraddizione, vediamo un po'. Capisco. Ho sentito una voce che annunciava l'ora in un programma registrato. Non mi ricordo la contraddizione, devo stare attento. Ce l'ho in pugno. Vabbè. Dipende dai punti di vista. Allora, vedo, ho sentito l'ora nello stesso momento. Ah! Forse proveniva dalla televisione. Forse. Distintivo di avvocato, diverso all'autopsia, il pensatore, passaporto. Ah, forse è questo, perché non poteva funzionare la televisione. Sì. Sì, appunto. Sì, sbatti il foglio, sbatti il foglio. Né tantomeno un programma registrato. Ah! Beh, una spiegazione per questo, signor Sawit? No, no, aspetti, ora ricordo. Falsa testimonianza che è impunita. Falsa testimonianza. Già è poco credibile sto qua con Neo. Alquanto turbato. Questo è uscito di testa. Gli ascoltiamo la testimonianza per la terza volta. In realtà non ho sentito l'ora, l'ho proprio visto. C'era un orologio a tavola nell'appartamento, mi pare. Sì, è l'arma del delitto. L'assassino l'ha utilizzato per colpire la vittima. Forse è proprio lì che ho visto l'ora. Qual è la contraddizione? Mi pare di ricordarla. L'ho proprio vista. Ah, forse riguarda l'orologio. Aspetta. Si scopre che è un orologio poi più avanti. Ma si pensa che è una statua. Sì. Ecco, punto. L'arma del delitto non era un orologio, ma questa statua. Credo che questa statua assomiglia a un orologio. Pam 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 pam
Sono folgorato. Questo onore se posso permettermi. No! Ha dichiarato il testimone. Questa statua è in effetti un orologio. Il collo è una specie pulsante. Basta premerlo una voce annuncia l'ora. Visto che l'aspetto di un orologio l'ho presentata come statua, le mie scuse. Capisco. Quindi l'arma del delitto era davvero un orologio da tavola. Ebbene, signor Wright, sembra che la deposizione del testimone fosse corretta. Questa statua è un orologio. La sua testimonianza le solleva ancora qualche dubbio? Sì! Vostro onore, la deposizione del testimone contiene una grossa incongruenza. Non poteva sapere che l'arma era in realtà un orologio, a meno che non l'avesse in mano. Ma il testimone l'ha dichiarato di non essere mai entrato nell'appartamento. Puff! È un'evidente contraddizione! Indubbiamente, il testimone sapeva che era stato un orologio perché è entrato nell'appartamento. Ah, sì? Lo dimostri. Prova che ero lì. Sì, te lo sbatterò in culo. Però meglio, signor Sawit, posso dimostrare che è stato lei a uccidere la vittima. Ha colpita con l'orologio, attivando il meccanismo che rimette la voce. E questo è stato il suono che ha sentito. Silenzio in aula. Molto interessante. Continui pure, signor Wright. Certo, vostro onore. Signor Sawit, quel suono deve essere rimasto decisamente, impresso. Comprensibile, dato che l'arma del delitto ha parlato non appena lei ha colpito la vittima. Quella voce le è rimasta scolpita nella mente. Ecco perché era così sicuro dell'ora del delitto. Obiezione! Cosa stai cercando di insinuare? Queste sono solo ipotesi prima di qualsiasi fondamento. Senza fondamento? Basta osservare l'espressione del testimone. Testimone, potrebbe spiegarsi meglio? Ha colpito la vittima con l'orologio? Quel giorno io non avrei. Visto sì, ghignia. Ha tirato il parrucchino addosso. L'ha uccisa e ora deve bruciare l'inferno. Con la testa pelata. Gli ha tirato il parrucchino addosso. Vostro onore, non c'è la minima prova a sostenere l'ipotesi della difesa. Signor Wright. Sì, vostro onore. Lei ritiene che il suono proveniente dall'orologio. Può dimostrarlo? L'intero processo si basa su questo particolare. Meglio pensarci bene. Sì, vostro onore. Il suono udito dal signor Sawit proveniva senza dubbio da questo orologio. Per dimostrarlo basta far suonare l'orologio, interrogare i vicini, esaminare le batterie. Far suonare l'orologio. Proviamo a far suonare l'orologio qui, in tribunale. Vostro onore, potrei avere l'orologio? Chiedo alla corte di ascoltare con la massima attenzione. Bip. Penso che siano le 8:25. Va bene. Ora abbiamo ascoltato l'orologio. Quali sono le sue conclusioni, signor Wright? Signor Payne, mi può dire che ore sono, per piacere? Sono le 11:25. Come può constatare, l'orologio è in ritardo di 3 ore esatte. Vale a dire la differenza tra l'ora udita dal testimone e l'effettiva ora del delitto. Voglio proprio vedere quale spiegazione riuscirà a trovare questa volta. Ho dimenticato una cosa. Eh? Di cosa sta parlando? Il fatto che adesso l'orologio sia effettivamente indietro di 3 ore. Non provo un bel niente! Come fa a dire che era indietro di 3 ore anche se è il giorno del delitto? Semplice, non può provarlo, si è cacciato in un vicolo cieco. Ha ragione, come faccio a provarlo con certezza? Accidenti, ce l'avevo quasi fatta. Signor Wright, a quanto pare non dispone di prove schiaccianti per dimostrare la sua tesi. Ma vaffanculo. Sì, vostro onore. Ciò significa che non posso lasciarlo incriminare il testimone. Sono spiacente.
Dichiaro concluso il controinterrogatorio del signor Frank Sawitz. Uno si prende la briga di venire qui a testimoniare. E guarda cosa succede. Lo trattano come un criminale. Un criminale. Voi avvocati siete la feccia della società. Oh, l'avevo quasi incastrato. Mi dispiace, Larry. Sono stato incazzato nero. Oramai non c'è più nulla da fare. Muori. Non così in fretta, signor Sawitz. Volevo dire, capo, ascoltami bene, Wright. Non devi mollare. Non così. Cerca di ragionare. Ma capo, oramai è finita. Non posso provare che l'orologio fosse indietro il giorno della porca merda a fine del tempo. Alla prossima.